Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi vi voglio far vedere come io profumo il mio ambiente, la mia casa. Come? Usando semplicemente rifiuti. Prendo i semi di un limone, ma possiamo usare anche arancia o mandarino. Quelli di limone però hanno un profumo più intenso. Quando li andremo a fare a tipo deodorante, diciamo. Quindi uso soprattutto quelli. Metto in un vasetto un po' di terra. Io uso la terra di campagna, che trovo un po' ovunque. E qui in Gargano spesso presenta anche pietroline, che vado a togliere. Così. Allo strato aggiungo i miei semi di limone. Ricopro il tutto accuratamente con nuovo terriccio. E faccio molta attenzione che tutti i semi vengano coperti. Ma lo spessore dello strato sopra non deve essere molto. Piuttosto poco, nel senso l'importante è che ricopra i semi. Poi posiziono i vasetti in un luogo semibuio, tipo qui davanti alla veranda, alla porta della veranda, ma in un posto piuttosto nascosto, oppure come qui, davanti alla porta di entrata di casa. Oppure sotto una finestra, ma l'importante è che le persiane siano chiuse. Verso un po' di acqua e ricordandomi che ogni 2 giorni devo fare lo stesso procedimento, ovvero un giorno sì ed un giorno no. Devo andare ad innaffiare con un po' di acqua. Dopo 10 giorni ecco il nostro primo germoglio. Che emozione vederlo. Bene, siamo sulla buona strada. E man mano arrivano anche gli altri, fino a germogliare tutti i semi che avevo seminato. Adesso possiamo posizionarli alla luce, sotto una finestra. Dopo un mese i nostri alberelli cominciano a prendere forma ed emanano già un pizzico di profumo. Adesso possiamo separarli e fare vasi quanti ne desideriamo e posizionarli dove vogliamo. Dopo 3 mesi ecco i nostri alberelli. Possiamo tagliarli come vogliamo, sopra, di lato, dargli la forma che desideriamo. Che profumo! Una delizia! Che bello! È un profumo delicato per tutta la casa. Ciao, alla prossima!